Benvenuti ad Atlantide, oggi dalla Giordania per una puntata sui luoghi estremi della Terra. Una puntata che comincia proprio qui, dove è attiva da milioni di anni una grande spaccatura che divide in due la crosta terrestre. Da una parte l'Africa e dall'altra l'Asia. I movimenti drammatici di questa grande faglia hanno plasmato la geografia di questi posti, ma anche la storia di questi popoli, di quelli che vivono qua attorno, nel loro intreccio di culture millenarie. Andremo qui, nel Mar Morto, la depressione più profonda del mondo. Poi ci sposteremo nel Mujib, che è un tributario del Mar Morto, ma che è il canyon più profondo del mondo. Arriva a 400 metri sotto il livello del mare. Poi ci spingeremo dentro gli abissi oceanici, negli 11 km di profondità della Fossa delle Marine. Ma cominciamo da qui. Questo è il Wadi Rum, uno dei deserti più belli e spettacolari del mondo. Spiegheremo anche come si è formato questo deserto, che origine hanno avuto le montagne qui alle mie spalle, plasmate dall'acqua soprattutto e dal vento nel corso dei milioni di anni. Arenaria, basalti, graniti, che hanno concorso alla formazione di questo che è uno scenario spettacolare e grandioso, tanto che è stato utilizzato da uno dei film più famosi della storia del cinema, Lawrence d'Arabia, che è qui con le truppe della compagine araba nella rivolta contro l'impero ottomano. Proprio qui Lawrence ha il suo battesimo del deserto. Proprio da queste stesse rocce partiremo per raccontare la storia di un altro deserto, il più grande del mondo, il Sahara, che un tempo, centinaia di migliaia di anni fa, era molto diverso da come lo vediamo oggi. Era una foresta lussureggiante con grandissima abbondanza di acqua. Quella stessa acqua che nel sud del mondo, in Asia e in Africa, è occasione di conflitti e di guerre che cercheremo di raccontare. Poi ci sposteremo a Cagliari, a Tuvicento, dove la grande necropoli fenicio-punica è minacciata dal cemento. Greta Mauro andrà al suo posto ad indagare. E infine seguiremo i passi dei nostri antenati più antichi quando dall'Africa si muovevano verso l'Europa e verso il resto del mondo percorrendo proprio queste valli. La musica di Lawrence d'Arabia ci riporta un po' a come gli occidentali interpretavano i ritmi, le tradizioni, i costumi di questa parte del mondo, riferendosi alle vicende di Lawrence d'Arabia e a quella storia lì. Qui siamo nel Wadi Rum, così lo pronunciano qui in Giordania, ed è veramente un posto straordinario da un punto di vista fisico, perché è il paradiso dei geologi qua, ci sono rocce dappertutto, sabbia, una formazione antichissima, stiamo parlando di mezzo miliardo di anni fa, tempo lunghissimo, rocce straordinarie che sono state poi scolpite soprattutto dall'acqua. Eppure siamo in un deserto, uno si potrebbe domandare come mai è l'acqua ancora l'artefice del paesaggio della terra, pure dove il clima è così secco o dove era così secco, ma gli ambienti erano molto diversi tanto tempo fa, su questo ci ritorneremo. Ma qui è la suggestione più che altro dei colori, delle forme, di quello che hai sempre immaginato pensando a questi posti e non hai mai visto. Ram è un nome complicato, forse legato a cognomi di famiglie che vivevano da queste parti, oppure alla radice antica che voleva dire alto, elevato. Effettivamente qui siamo già intorno ai 700 metri di quota come altipiano, e più le montagne attorno possono arrivare oltre i 1500 metri. Wadi è invece il termine arabo che descrive le vallate scavate dai corsi d'acqua temporanei, come quella che stiamo percorrendo in questo momento, che è così aperta, così grande da lasciarci stupefatti che tutto questo lavoro possa averlo fatto l'acqua nel deserto. All'interno del Wadi Rum si trovano strutture come quest'arco. Ci siamo appena passati sotto, ma anche lì
Le altre colline, gli altri rilievi hanno tutti dei disegni erosivi particolari. Ciascuno racconta una storia che però ha un minimo comune denominatore, che va ritrovato molto indietro nel tempo e che appartiene soprattutto a due elementi. All'acqua, che è quella che ha modellato il rilievo, anche se qui sembra strano, oggi non ce n'è, e alle fratture. Qua si vede molto bene, sopra la mia testa in questo momento, che sono diagonali a vederle da qui, e che danno la forma proprio a quest'arco, che si è formato evidentemente a causa del crollo di quei blocchi che sono scivolati lungo queste linee di frattura. Su tutto questo poi ha lavorato l'acqua. Adesso vediamo in particolare, tornando molto indietro nel tempo, come si è formato il deserto del Guadirà. La storia del Guadiram è scritta nelle sue rocce, e sono queste qua, quelle che abbiamo visto fino adesso. Queste sottili lamine che formano queste arenarie sono i resti di quello che era un antico sistema fluviale, di un grandissimo apparato che chissà dove sfociava a suo tempo, stiamo parlando di 500 milioni di anni fa. Questa storia però è molto più recente, la formazione del deserto in senso stretto, come paesaggio. Dobbiamo andare comunque a 30 milioni di anni fa, che è sempre un gran lasso di tempo. A quel momento lì, la situazione vedeva una grande piattaforma fatta di tutte queste rocce arenacee che occupava questo settore della Giordania. Questo settore comincia però a un certo punto a sollevarsi. Questo tipo di fenomeno spesso accade alla Terra, specialmente in quei settori che sono vicini a grandi motivi geologici come la grande faglia trascorrente che unisce, anzi in qualche misura tiene separate, l'Africa dall'Asia. Dunque si comincia a sollevare molto lentamente, stiamo parlando di movimenti molto lenti, è in quel momento lì esatto però che i fiumi possono cominciare a fare il loro lavoro, cioè a erodere un rilievo che si sta formando. E come lo fanno? Sfruttando un reticolo di fratture, grandi spaccature, che percorrono questa zona in senso longitudinale, ma anche in questo senso diagonale, e nell'altro, dovute proprio al sollevamento stesso. Dunque il fiume si insinua nella frattura, la allarga, la spacca, forma gli wadi, quelle valli che abbiamo imparato a conoscere qui, e piano piano modella il paesaggio. Dunque, col tempo che ci è voluto, ventina di milioni di anni, l'aspetto che osserviamo oggi è quello di una terra desertica però modellata in profondità dalle acque. Oggi i fiumi non arrivano più al mare qui, si fermano prima, evaporano, non possono essere alimentati dalle falde che qui sono troppo profonde, dunque il loro lavoro è più limitato rispetto al passato, ma un tempo, quando anche il clima era diverso, avevano un'azione talmente tanto potente da formare lo straordinario spettacolo che vediamo qui al Guadiram. Il Guadiram è il più grande deserto di Giordania, 2000 km quadrati. Niente se lo confrontiamo con il più grande deserto del mondo, il Sahara, che fa 9 milioni di km quadrati. Siamo per vedere la storia del Sahara e la sua evoluzione, ma prima qui possiamo fare una riflessione interessante. Pensiamo che i deserti siano soprattutto fatti di sabbia, le dune, eccetera. Questo vale soltanto in alcuni deserti e per una piccola percentuale. Il deserto arabico è quello che ha più dune al mondo, più sabbia, ed è solo il 30%. Normalmente, invece, i deserti sono così. In realtà, al mondo, il 30% delle terre emerse sono ricoperte da deserti o steppe, dunque terreni quasi inutilizzabili per gli uomini. 42 milioni di chilometri quadrati che hanno, grosso modo, quasi sempre questo aspetto. Nel caso però del Guadiram e anche del Sahara, il loro passato è senz'altro un passato acquatico. Vediamo quello che è successo nel deserto più grande del mondo dal momento della sua formazione. La Terra, un pianeta di 4 miliardi e mezzo di anni, in continua evoluzione. La deriva e la collisione dei continenti, le eruzioni vulcaniche, l'avanzare e ritrarsi dei ghiacci modellano la crosta terrestre in modi innumerevoli e affascinanti, che recano le tracce di antichissimi misteri geologici. Nessun deserto è più vasto di quello del Sahara. È il luogo più caldo del pianeta, una terra pericolosa e desolata, dimenticata dal tempo. O almeno così credevano gli scienziati, finché non hanno scoperto una serie di indizi sorprendenti. Fossili di creature marine, conchiglie d'acqua dolce seppellite nella sabbia, antichi insediamenti con resti umani. Sono chiare prove che questo arido paesaggio nasconde un passato turbolento. Quando
sono arrivata nel Sahara, sono rimasta colpita da quanto sia arido. È come se il verde sia stato rimosso dalla tavolozza dei colori quando questo posto è stato creato. Ci sono solo i grigi e i marroni, e neanche un frammento di vita. La missione di Jane Smith è scoprire le prove di ciò che ha reso il Sahara l'area desolata che è oggi. La sua indagine inizia nel lontano confine orientale del deserto, in Egitto. Non fra le sabbie del Sahara, ma tra alcune delle costruzioni più audaci erette dall'uomo. Le piramidi. I blocchi con cui è stata costruita questa antica meraviglia contengono uno straordinario indizio della storia di questa terra, che risale a molto tempo prima dell'esistenza dei faraoni. Dando un'occhiata da vicino ai blocchi che formano le piramidi, si notano questi stupendi fossili marini, proprio qui. I più evidenti sono questi dischi piatti, larghi fino a 2,5 centimetri circa. Sono organismi monocellulari chiamati nummuliti. Il nome deriva dal latino nummulus, monetina. Sono tra i più grandi organismi unicellulari mai esistiti. Nell'antichità questi blocchi sono stati estratti da cave sparse in tutta la regione e trascinati fino al sito di costruzione delle piramidi. Ogni blocco pesava 2,5 tonnellate e sono stati necessari 2 milioni di blocchi e oltre 20 anni per costruire la grande piramide. Sorprendentemente, quasi il 40% di ogni blocco è costituito da gusci di antiche creature come queste. Ma il dato più importante riguardo alle nummuliti marine è che risalgono a 40 milioni di anni fa e che vivevano solamente in acqua. Questo prova che l'area che oggi è un deserto una volta si trovava sotto il livello del mare. Si pensa alla costruzione della piramide, ma non al fatto che è costituita da questi magnifici fossili. Oggi il Sahara è la zona arida più estesa del mondo. Ma le piccole nummuliti fossili suggeriscono che un tempo la situazione era molto differente. Forse c'era acqua in questo arido deserto. La Smith si dirige verso l'interno per verificare questa straordinaria idea. Viaggia fino a una remota valle vicino alla quale sono state estratte le pietre usate per la costruzione della piramide. È chiamata Wadi Alitan. Sparsi nella sabbia si trovano centinaia di fossili, i cui scavi sono iniziati nel 1983. Ma questo non è nulla in confronto alle minuscole nummuliti. È una balena. Qui ci sono le ossa della spina dorsale, le vertebre, qui alcune costole, la spalla, parte dell'osso frontale, e lì ci sono le mandibole. Questo mammifero non viveva nel deserto. Questo incredibile fossile è un durodonte, un antenato delle balene. Si è estinto 36 milioni di anni fa. Basandoci sulle dimensioni di queste vertebre e sul resto dell'animale che abbiamo qui, probabilmente era lungo 6,5 metri. Questo dato ci dice che eravamo sott'acqua, nel mezzo dell'oceano. Wadi Alitan in arabo vuol dire valle delle balene. Questa depressione di oltre 30 chilometri ha la più elevata concentrazione di fossili del mondo. Alcuni sono stati rinvenuti a livello del suolo, altri nelle pareti di roccia a strapiombo. Finora ne sono stati contati 400, quasi tutti sono animali marini. Un'ulteriore prova che il Sahara un tempo era ricoperto dalle acque del mare. Qui abbiamo il fossile di un cucciolo di balena. Potete vedere la mandibola inferiore con qualche dente e la spalla, la spina dorsale, le costole e la coda che dalla schiena arriva fin verso la testa. Come se trovare delle balene nel deserto non fosse abbastanza intrigante, c'è un altro mistero da risolvere. Molti fossili sono di dorudonti molto giovani, come questo. Un delicato reticolato di pietra aiuta a spiegare perché molte giovani balene sono morte in questo posto. Trovare questa balena fossile ci dice che un tempo qui c'era l'oceano. Queste rocce ci dicono molto sul tipo di oceano del quale ci stiamo occupando. Queste sono radici di mangrovie fossili. Queste radici dovevano trovarsi sott'acqua e gli alberi di mangrovia spuntavano fuori. Poiché questi alberi non crescono nell'oceano, sappiamo che quest'area era in realtà in acque poco profonde.
Probabilmente assomigliava alle Everglades, in Florida, dove oggi prosperano le mangrovie. La Smith ha scoperto quella che un tempo era la linea di costa del mare. La scarsa profondità dell'acqua spiega come mai qui c'erano molti giovani animali. In quest'area è stato trovato un gruppo di fossili di cuccioli di balena. Forse erano in una baia protetta dove le balene venivano per dare alla luce i loro cuccioli. È incredibile vedere una balena fossile in un posto come questo, dove ogni anno cade meno di un millimetro di pioggia. È la prova più convincente di un cambiamento geologico. Messi insieme, i pezzi di questo puzzle rivelano il passato acquatico del Sahara. Così, 40 milioni di anni fa, questo deserto, in questa valle, doveva essere una baia poco profonda, probabilmente di un bel colore tropicale azzurro-verde. La linea della costa era lontano, lungo l'orizzonte. Alcune mangrovie crescevano nella zona meno profonda. All'interno doveva esserci un vitale alternarsi di foreste pluviali e territori paludosi. Le balene erano attratte fino a questa antica costa dall'abbondante riserva di cibo. Ma il loro oceano stava per scomparire. I fossili marini trovati in Europa e in Africa sono la prova che questo mare si estendeva per almeno mezzo mondo e collegava l'Asia all'Oceano Atlantico. È chiamato Oceano Tetide e sommergeva la maggior parte del Sahara. Il mistero è come e quando questo lussureggiante mondo sottomarino si sia trasformato nell'arido deserto che vediamo oggi. La risposta non si trova nei modelli climatici, ma nella geologia. L'intero continente africano si regge su un gigantesco pezzo di crosta terrestre, detta placca tettonica, che 40 milioni di anni fa, nell'era geologica chiamata Eocene, era in movimento. A Wadi al-Hitan le balene nuotavano nell'oceano dell'Eocene, mentre la placca africana si muoveva verso nord. L'Africa si scontra con l'Europa, chiudendo l'oceano Tetide. Ma la placca africana continua a muoversi. Così il Nord Africa veniva spinto in su e l'oceano Tetide arretrava. Ora l'intera area del Nord Africa è emersa, è terraferma. Le balene di Wadi al-Hitan sono bloccate e intrappolate in pozze d'acqua sempre più piccole. Il mortale Sahara ha fatto le sue prime vittime. Uno dei pochi posti che ospita un indizio che riguarda la nascita del Sahara è il cosiddetto White Desert, il deserto bianco. In questo posto desolato, le rocce hanno assunto delle forme incredibili. È magnifico! Ha la forma di un fungo. Queste strutture sono chiamate Yardang. Rappresentano una sorta di clessidre che può aiutare a misurare l'età del deserto. Questa roccia è un'altra prova che il deserto si trovava sott'acqua. È gesso costituito da milioni di microorganismi marini. Il gesso viene eroso molto facilmente, per questo è stato scolpito così bene dal vento. Ma il vento è un artista brutale. Raccoglie la sabbia e la scaglia contro gli yardang. Quando il vento consuma le rocce e le ricopre di sabbia, abbiamo questa forma caratteristica, più stretta nel mezzo. Questo accade perché il vento si muove con più velocità appena si alza da terra e quindi ha più forza erosiva, ma trasporta meno sabbia che solleva da terra. Così la maggiore erosione, dove la roccia è più stretta, è dove abbiamo la giusta combinazione di vento forte e molta sabbia. 40 milioni di anni fa, le cime degli Yardang formavano parte del solido fondale marino. Ma quando il Sahara si è trasformato in deserto, si è alzato il vento ed è iniziato il processo di scultura di queste forme. Calcolare quanto lungo sia stato questo processo potrebbe aiutare a individuare con precisione l'età del deserto. È difficile dire quanto tempo il vento abbia impiegato per creare tutto questo. È alto circa 4 metri e mezzo. La roccia friabile che vedete ha forse un migliaio di anni o anche meno. Ma per scolpire l'intera depressione ci è voluto almeno un milione di anni. Ma i geologi sospettano che il Sahara si sia formato più di un milione di anni fa. Nella loro ricerca di una data più precisa, si rivolgono quindi alla sua formazione più famosa, le dune di sabbia.
Qui nel Sahara le tempeste di sabbia possono durare 4 giorni. La sabbia viene scagliata attraverso il terreno. Per centinaia di migliaia di anni si accumula sotto forma di dune che possono raggiungere un'altezza di un edificio di 50 piani. Forse in queste montagne di sabbia sta il segreto dell'età del deserto. La difficoltà è dovuta al fatto che queste dune cambiano costantemente. Il vento che le crea le soffia anche via, spostandole in media di 15 metri all'anno. Per datare con precisione il deserto, gli scienziati devono seguire la sabbia fino alla fine del suo viaggio. La sabbia di grana grossa si sposta lentamente e non va molto lontano, ma i granelli più fini possono spingersi oltre, e così dei granelli possono essere trasportati fin nell'Oceano Atlantico. Nel 1995 Peter de Menocal ha trivellato il fondale dell'oceano attraverso strati di fango risalenti a milioni di anni fa. Ogni strato di sedimento è come una capsula del tempo. Quelli superficiali mostrano un'abbondanza di polvere soffiata via dal deserto. Così de Menocal ha estratto campioni dallo strato più profondo, risalenti a oltre 1 milione di anni fa. E anche qui c'era sempre polvere del deserto. Infine, ha scavato fino allo strato posatosi 3 milioni di anni fa, e lì, finalmente, non c'era più polvere. Il Sahara si è dapprima trasformato da palude in sabbia, 3 milioni di anni fa. Da quel momento è diventato l'infuocata zona arida che vediamo oggi. Sembrava che da sola la geologia potesse spiegare la creazione del più vasto deserto del mondo. Poi, un nuovo radar studiato per lo Space Shuttle ha svelato un sensazionale indizio e rivela quella che sembra una rete di antichi canali d'acqua che attraversavano il deserto. Questa scoperta sconcerta gli scienziati. 3 milioni di anni fa il Sahara si è trasformato da foresta tropicale in deserto. Ora sembra che a un certo punto, nei successivi 3 milioni di anni, dovesse esserci una gran quantità d'acqua. I ricercatori seguono le immagini della NASA a nord, fino alla Tunisia, ai confini di una profonda depressione nel Sahara, il luogo del loro primo indizio. Qui abbiamo metà di una conchiglia, che è un chiaro segno della presenza di un lago d'acqua dolce. Gli scienziati esplorano il Sahara per verificare altre immagini satellitari. Cercano ogni depressione nel territorio che sembra possa aver contenuto un tempo acqua dolce. Tre diverse ubicazioni di laghi sono confermate dalla presenza di conchiglie d'acqua dolce. Questi antichi laghi erano così vasti che sono stati soprannominati megalaghi. Questa è la sponda estrema del megalago, solo uno dei tanti laghi del Verde Sahara. Quando Drake accumula le prove di tutte le ubicazioni dei laghi, scopre un fatto stupefacente. Qui c'è il Nord Africa. E qui il confine del deserto del Sahara. Qui siamo in Tunisia. Qui c'era un megalago. E un altro qui, nel sud della Libia. Uno ancora più grande qui, in Chad. Se si fossero sviluppati, avrebbero coperto il 10% del Sahara. Questo li avrebbe resi 3 volte più vasti dei grandi laghi del Nord America. Quello che oggi è il maggior deserto della Terra, un tempo ospitava alcune delle masse d'acqua dolce più grandi del pianeta. Improvvisi cambiamenti climatici possono essere collegati a diversi eventi, dall'attività vulcanica a meteore che colpiscono la Terra. Per spiegare questi continui e spettacolari cambiamenti climatici, De Menocal ha guardato oltre il Sahara, esaminando la rotazione della Terra stessa. Più specificamente le piccole oscillazioni dell'orbita terrestre intorno al Sole. Questa teoria sostiene che l'oscillazione porta la Terra a inclinarsi leggermente. Così i monsoni, che oggi si rovesciano sull'Africa del Sud, si spostarono a nord, rovesciando acqua sulle dune del Sahara. Ciò che è di vitale importanza è che queste oscillazioni avvengono ogni 20.000 anni. Così c'è una consonanza perfetta tra il periodo in cui l'Africa era umida e il ciclo di oscillazione, e questo per milioni di anni. Ogni volta che la zona delle piogge si sposta, il paesaggio si trasforma e il deserto diventa verdeggiante. Abbiamo visto come il territorio oggi occupato dal deserto del Sahara un tempo fosse pertinenza di un oceano, addirittura l'oceano chiamato Tedide.
E il Sahara è stato per grandissima parte della sua storia dominio delle acque e delle foreste. Ancora oggi di quel periodo rimangono dei laghi che sono la testimonianza relitta di quell'antico oceano, di quell'antico mondo così differente da quello di oggi. E sotto il Sahara c'è una grandissima falda acquifera che praticamente lo ribatte quasi in ogni suo punto. Le oasi del Sahara sono alimentate da quest'acqua sotterranea, che però è piovuta nei massicci montuosi che gli sono attorno decine di migliaia di anni prima. Si tratta sempre di un'acqua fossile. E lo stesso discorso possiamo farlo anche qui al Wadi Rum. Anche qui sotto c'è una falda acquifera, perché sembra impossibile guardandolo oggi, molto profonda però, tale che non riesce a interagire con la superficie, che esce fuori ogni tanto quando per qualche motivo viene portata sopra e alimenta per esempio delle oasi. Il lavoro dell'acqua nel deserto è molto chiaro qui, appena scesi dalla roccia su cui ci eravamo arrampicati, perché queste forme che si vedono, che sono peraltro bellissime, ci sono dappertutto, qua è costellato il Wadi Rum, sono in realtà dovute all'acqua che, avendo tantissimo tempo a disposizione, può arrivare a modellare il rilievo. Cosa che invece qui il vento non può fare, al massimo può rifinire queste forme, le può smerigliare, aggiustare, ma non riesce a trasportare grossi ciottoli o granelli molto grandi di sabbia. Tutto quello che può fare è muoversi attorno a un metro e mezzo da terra. Più in alto non ci arriva, non riesce a lavorare. Il vento nel deserto accumula, ma non riesce ad erodere. Queste forme sono dovute essenzialmente all'acqua. Fra poco noi ci sposteremo di nuovo nel Sahara per ricostruire la sua storia quando anche era acquatico, ma vedremo anche meglio nel dettaglio le forme del Wadi Rum, di queste rocce straordinarie, come sono arrivate fino qua, come si sono modellate, qual è l'origine, e andremo anche nella depressione più profonda del mondo, nel Mar Morto. Lì si apre tutto un altro mondo. Aïcha, Aïcha, va pas. Aïcha, Aïcha, regarde-moi. Aïcha, Aïcha, réponds-moi. Khaled mi è sempre piaciuto, fino da quando era un ragazzo e infiammava il Maghreb con le sue musiche, che erano tradizionali ma anche moderne, modernissime, allora, per il tempo. Bentornati ad Atlantide. In questa puntata nei luoghi estremi del mondo. Siamo in Giordania in questo momento e questo è il Wadi Rum, uno dei deserti più spettacolari, davvero magnifico, con i suoi colori rosa, rossi, bianchi, grigi, dappertutto queste sabbie e queste arenarie antiche che si mescolano. Stiamo cercando di capire come questo deserto si è formato, seguendo nello stesso tempo anche la storia del più grande deserto del mondo, del Sahara. E ci siamo resi conto e ci renderemo conto sempre di più che qui è l'acqua a farla da padrone, ha governato le situazioni, anche se quello che vediamo oggi per lo più è un accumulo di sabbia, sono dune, quelle sono dovute al vento, ma tutto il resto invece è il dominio delle acque. Adesso stiamo andando a cercare, tra tanti spettacoli naturali veramente meravigliosi, qualcuno che ci consenta di conoscere fino in fondo la storia più antica di questo pezzo di Giordania. È una storia importante e interessante. Ecco, questo è il posto giusto. Qua possiamo leggere le rocce come le pagine di un libro antico, solo che qui parliamo di centinaia di milioni di anni. Qui sfogliamo il libro della Terra. Gli strati sono le pagine. Allora vediamo un po' che cosa si vede qui. Questo è il profilo delle montagne che abbiamo di fronte. Eccolo qua, è pieno del Wadi Rum. E questo invece è il limite più basso della parte piatta della zona di pista. Che cosa leggiamo qui? Partiamo dal basso. Le rocce che vediamo qui più in basso, queste grigio scure, nere, che occupano questa parte qui, ecco, grosso modo hanno un limite che fa così, sono sempre antiche sabbie che sono diventate a un certo punto rocce, cioè arenarie. Facevano parte di un vecchio sistema fluviale, è molto antico, ha 540 milioni di anni. Siamo nell'età paleozoica. Qui sotto ci sono altre rocce, noi non le vediamo, sarebbero dei graniti più antichi di 600 milioni di anni, adesso non ci interessano. Invece più in alto queste pareti verticali rosse che danno il caratteristico colore a tutto il Wadi Rum, quello che dà il tocco peculiare a questo deserto, ed è antico di 520 milioni di anni. Siamo ancora nel paleozoico e si tratta ancora di sabbie
che si stanno sedimentando al fronte di un delta che avanza in un mare e formano le pareti verticali che vediamo dappertutto nel deserto. Infine c'è la parte superiore, questa è più chiara, color crema, bianca, sono ancora renarie, ma qui è successo qualcosa. Questo apparato di delta è finito in mare e questo è effettivamente il sedimento di un'acqua molto bassa, un mare poco profondo, dove giravano animaletti come le trilobiti, piccoli animali del Paleozoico, dunque le riconosciamo bene, lo possiamo ben datare, e questo ha circa 470 milioni di anni. Queste sono però le rocce più giovani che abbiamo qua. Dunque quello che abbiamo davanti è un pezzo di storia della Terra molto antico, di cui abbiamo potuto leggere anche le caratteristiche, i meccanismi della deposizione, della sedimentazione, ma quello che ci interessa di più è che il materiale in cui poi l'erosione ha iscritto il suo paesaggio straordinario qui nel Guadiana. L'altra caratteristica importante di un deserto come questo, di tutti i deserti del mondo, è naturalmente quella delle dune. Ora qui al Wadi Rum in realtà ce ne sono di meno perché c'è meno sabbia e il territorio non è completamente piatto, ma questa è davvero spettacolare. Il profilo della duna si vede bene dato da quella linea che va in alto e che assume una forma quasi a mezzaluna in pianta. Effettivamente questa è proprio la loro forma. Possiamo capire da qui anche la direzione del vento. Infatti il pendio più dolce, quello sulla destra, è quello da cui viene il vento dominante, porta i suoi granelli, poco per volta, che arrivano alla linea di culmine e poi da lì invece cadono sull'altro pendio. Dunque un pendio più dolce e uno invece molto più acclive. Questa è la forma tipica delle dune del deserto, le dune a mezzaluna. Qui ne riscontriamo soltanto una molto alta, possono essere anche molto più alte, però sono di altro tipo e possono essere anche larghe chilometri. Qui naturalmente no, le cose sono più ristrette, più piccole. Questo è l'unico lavoro che il vento riesce a fare nel deserto, accumulare fino a formare delle dune. Ora torniamo al Sahara, il più grande deserto del mondo, 9 milioni di chilometri quadrati di sabbia, oggi. Noi l'abbiamo lasciato al punto in cui invece era ricoperto di foreste, di fiumi, di laghi e di paludi. Com'è stato possibile che quel posto diventasse un deserto? Geologi e climatologi se lo sono domandato e se lo domandano ancora, e le risposte non sono ancora del tutto esaurienti. Gli scienziati sapevano che dei laghi giganti ricoprivano la maggior parte del deserto, ma non avevano prove che fossero collegati fra loro. Erano vaste e isolate pozze d'acqua piovana? O si trattava di un sistema di fiumi interconnesso, così come suggeriscono le immagini radar della NASA? Nick Drake viene a sapere che nel 2009 gli archeologi hanno fatto un'importante scoperta a sostegno della teoria dei fiumi. Degli utensili di pietra trovati non lontano dal sito dei megalaghi in Tunisia. È il primo passo per identificare le sponde dell'antico lago. Ecco, questo posto mi sembra buono. Qui abbiamo dei molluschi d'acqua dolce. Queste piccole conchiglie sono un buon indizio della presenza di un lago. Ora cerca cosa può aver prosciugato l'acqua dei megalaghi. Abbiamo quella che sembra parte della mandibola di un piccolo erbivoro. Qui si notano tre denti. Doveva essere una gazzella. Dunque c'erano degli animali qui nel deserto, quando era verdeggiante. Qui abbiamo un utensile di pietra. È stato rifinito e ritoccato in fini scaglie, qui sul bordo. Il fatto che abbiamo degli strumenti di pietra e degli animali morti suggerisce che questo animale sia stato ucciso durante la caccia. Qui ci doveva essere dell'acqua e dei cacciatori aspettavano che gli animali venissero ad abbeverarsi per poi ucciderli, mangiarli e lasciarne lì i resti. È una scoperta importante. Un attrezzo dell'età della pietra dimostra che degli esseri umani vivevano sulle sponde di questo antico lago. 90.000 anni fa c'è stata una svolta decisiva non solo nella storia del Sahara, ma in quella della stessa umanità. Noi tutti discendiamo da un unico gruppo che viveva nell'est dell'Africa, il luogo di nascita del genere umano. A un certo punto, tra gli 81.000 e i 20.000 anni fa, gli uomini moderni hanno intrapreso il loro lungo cammino fuori dall'Africa. Nessuno conosce con certezza la strada che hanno preso. L'opinione prevalente è che il Sahara fosse invalicabile,
Dunque l'uomo ha lasciato l'Africa orientale e ha viaggiato fino alla costa. Poi ha raggiunto la penisola arabica attraverso un ponte di terra. Ma Drake presume che se i megalaghi fossero stati alimentati da un sistema di fiumi, avrebbero creato un corridoio verde attraverso le sabbie infuocate. I nostri antenati potrebbero aver seguito questa rete di fiumi e aggirato i laghi, e poi seguito un altro sistema di fiumi fino al prossimo lago, e così via fino all'ultimo lago, e sarebbero arrivati in Nord Africa. Da lì sarebbe stato semplice spostarsi. I laghi sono una buona versione dei fatti, i fiumi più i laghi sono una versione molto concreta. Per provare la sua teoria, Drake si dirige verso una delle poche zone del deserto dove ancora scorre dell'acqua, un'oasi. Trova una piccola sorgente che nasconde un notevole indizio. Fantastico! Un pesce della famiglia dei ciclidi. Quasi tutti i ciclidi sono stati trovati a sud del Sahara. Questo particolare tipo di ciclide è l'unico esempio trovato invece a nord. Questo ciclide somiglia molto al suo parente prossimo che vive nel lago Tanganyika. Ma questo lago è lontano più di 4.800 chilometri dall'altro lato del Sahara. La domanda è: come ha fatto ad arrivare qui? E la risposta più semplice è nuotando attraverso il verde Sahara. L'uomo moderno, che poteva vivere in diversi tipi di ambiente, presumibilmente lo avrebbe trovato facilmente. Molto più facilmente di questo pesce. Questi fiumi e laghi non sarebbero durati a lungo e si sarebbe chiusa la porta del corridoio verde. Gli scienziati che stanno ricostruendo la storia del Sahara hanno scoperto una vicenda interessante. 40 milioni di anni fa il Sahara era coperto dall'oceano. 3 milioni di anni fa si è trasformato in deserto. Da allora oscilla tra l'essere una distesa verde e una landa desolata ogni 20.000 anni. Ora gli scienziati si rivolgono a un passato geologico più recente, gli ultimi 10.000 anni, per scoprire quanto velocemente questo immenso deserto possa cambiare. I ricercatori si dirigono in una valle nel cuore del deserto libico. Il primo indizio per svelare il mistero è un piccolo cerchio di pietre. Questa è essenzialmente la base di una capanna. È impensabile vedere la struttura di una vera casa proprio qui, vicino a quello che oggi è il nulla. La scoperta di Hassan è una prova evidente di un'abitazione umana. La struttura della casupola consiste in questa base circolare fatta con blocchi posti in verticale che sono stati presi dal substrato roccioso del luogo. Aveva una struttura semicircolare ricoperta probabilmente da pelli e rami e veniva utilizzata come rifugio. Hassan crede che queste capanne potessero ospitare una piccola comunità di circa 50 persone. Ora l'archeologo ha bisogno di sapere esattamente quando queste persone sono vissute qui. Gusci di uovo di struzzo. Queste piccole perle di gusci d'uovo di struzzo sono manufatti umani. Utilizzavano i gusci di uovo di struzzo per realizzare perline ornamentali, tagliate in cerchietti, così potevano passarle attraverso un filo e creare braccialetti e collane. Anche i gusci di cui sono fatte provengono da qui e forniscono l'indizio successivo. I gusci suggeriscono che qui c'erano degli struzzi ed è notevole che in questo ambiente ci si trovino animali di questo tipo. Questa non era una tribù nomade, ma una comunità agricola stanziale che allevava animali per cibarsene. Hassan esegue la datazione al carbonio 14 sulle perline di gusci d'uovo di struzzo. Dall'esame risulta che solo 7.000 anni fa il più implacabile deserto della Terra ospitava vita umana e animale. Questa è la più clamorosa dimostrazione dell'ultima esplosione di verde nel deserto. Nei diversi siti sparsi attraverso il Sahara, gli scienziati hanno dissotterrato simili prove di vita. Resti di elefanti, gazzelle, ippopotami e coccodrilli. Sorprendenti dipinti murali nelle grotte mostrano persino uomini che nuotano. Altrove sono state trovate ossa umane, seppellite con cura in cimiteri vicino ai laghi.
Le analisi di queste ossa rivelano che risalgono a un periodo compreso tra i 10.000 e i 6.000 anni fa. La domanda che gli scienziati si pongono adesso è quanto velocemente il Sahara si sia trasformato da un luogo generoso a uno completamente arido. In precedenza, sedimenti provenienti dalle profondità marine hanno fornito la prova del momento in cui per la prima volta il Sahara è diventato un deserto, 3 milioni di anni fa, e di come da allora un'oscillazione dell'asse terrestre lo abbia fatto oscillare come un pendolo tra deserto e zona verde. Ora, il climatologo Peter de Menocal è alla ricerca dell'ultimo passaggio del Sahara da zona verde a deserto, passaggio che è avvenuto negli ultimi 10.000 anni. Per un geologo, aprire questa carota è come attraversare una porta del tempo. Messo in orizzontale, ogni mezzo centimetro circa di sedimento nel campione rappresenta 200 anni. La differenza di colore nel sedimento è sottile, ma per un occhio allenato rappresenta un grande indizio. Boom! Qui c'è stato l'inaridimento del Sahara. È accaduto nel punto dove sto mettendo il dito 5.500 anni fa. Questo campione indica che il passaggio climatico da un Sahara pieno d'acqua e ricoperto di vegetazione ad un Sahara molto più secco è avvenuto in uno o due secoli. Gli scienziati sapevano che il Sahara era un ambiente in perenne mutamento. Ora, per la prima volta, hanno la percezione di quanto in fretta sia cambiato. Appena l'oscillazione terrestre ha spostato la fascia delle piogge, il ritorno al deserto è stato rapido e mortale. Queste transizioni sono accadute nel corso di una generazione. Una generazione dopo l'altra, quegli uomini devono aver realizzato che vivere là non era più sostenibile. In un'altura sopra le rovine dell'insediamento vicino al lago, Hassan ha scoperto una grotta che ritiene importante per le genti che vivevano nel Sahara durante questo improvviso cambiamento climatico. Forse contiene una testimonianza oculare di ciò che è accaduto. Quando sono entrato per la prima volta in questa caverna, la sabbia arrivava fin qui e dovevo strisciarvi dentro perché la sabbia aveva ricoperto tutto. Bene, questa sabbia portata dal vento non si può essere formata quando il deserto era verde. La caverna ha un'attrattiva davvero interessante. Quelle impronte di mani sono un'eccellente prova che qui vivevano delle persone. L'indizio successivo suggerisce che intorno a loro il Sahara stava iniziando la sua incessante trasformazione in deserto. Qui possiamo vedere un disegno molto interessante. Con queste lunghe linee rappresenta una nuvola con la pioggia che cade. La pioggia a quel tempo stava diventando molto rara e devono aver usato questa caverna per pregare l'arrivo della pioggia. Ma poiché i monsoni ora soffiano a migliaia di chilometri a sud, le loro preghiere non possono essere esaudite. La caverna deve essere stata un luogo sacro molto importante per queste persone, in un momento in cui le cose per loro andavano molto male. Alla fine, nonostante questi rituali, la forza del cambiamento è stata così grande che non hanno avuto altra scelta che andarsene. Qui, in questa caverna, abbiamo la sabbia e le impronte delle mani, che sono l'ultimo messaggio lasciato dalla popolazione che viveva nel Sahara. La storia di questa caverna inizia con un'inclinazione dell'asse terrestre che ha interrotto la caduta della pioggia sul Sahara. Quella che deve essere sembrata una siccità senza fine, in soli 200 anni ha trasformato una mite e fertile regione delle dimensioni degli Stati Uniti d'America in un deserto arido e selvaggio. L'area desolata che vediamo oggi. Sarebbe stato il più grande sconvolgimento ambientale degli ultimi 10.000 anni. Quelli che potevano devono essere emigrati verso est, fino alla più vicina riserva d'acqua, la Valle del Nilo, un faro di verde nel vasto deserto. Quell'esodo ha avuto un risultato sorprendente. La fine di una cultura, 5.500 anni fa, ha portato alla nascita di una delle civiltà più avanzate del pianeta.
È stato l'inaridimento del Sahara che ha portato a questa grande cultura. Popolazioni provenienti da diversi luoghi del deserto hanno fondato i loro villaggi e in un tempo molto breve hanno iniziato a possedere gli ingredienti di base per lo sviluppo della civiltà egizia. Dunque, il cambiamento climatico, in questo caso particolare, ha stimolato uno degli avvenimenti più clamorosi della storia del mondo. La ricerca di quanto velocemente il Sahara sia tornato a essere un deserto ha portato alla luce due straordinari indizi. Perline fatte con gusci d'uovo di struzzo dimostrano che solamente 7.000 anni fa persone e animali popolavano un Sahara fertile. Sedimenti oceanici provano che il Sahara è tornato a essere un deserto a una velocità incredibile, in soli 200 anni. La prossima oscillazione dell'asse terrestre è prevista fra 15.000 anni. Solo allora il Sahara tornerà di nuovo lussureggiante e fertile. Il mistero di ciò che ha creato e trasformato il deserto del Sahara ha svelato il suo passato turbolento. Ossa di balena nel deserto mostrano che 40 milioni di anni fa il Sahara era un fondale marino. Campioni provenienti dalle profondità oceaniche contenenti sabbia trasportata dal vento indicano il momento del suo inaridimento, 3 milioni di anni fa. Conchiglie d'acqua dolce dimostrano che 90.000 anni fa un'oscillazione dell'asse terrestre ha creato laghi giganteschi e fiumi, rendendo il Sahara fertile come avviene ogni 20.000 anni. Perline fatte con gusci d'uovo di struzzo indicano che solamente 7.000 anni fa il Sahara si è goduto la sua ultima esplosione di vita, prima di tornare a essere un deserto. I segreti del Sahara sono stati finalmente svelati. Abbiamo visto come in definitiva il Sahara fosse un posto molto diverso da come lo conosciamo oggi. C'erano foreste lussureggianti, c'erano molti animali e moltissime piante. Questo è successo diverse volte nel corso della sua storia, in dipendenza dalla posizione delle masse continentali, senz'altro, ma anche e soprattutto in dipendenza di movimenti astronomici indipendenti dagli uomini, dunque cambiamenti climatici che non dipendevano da noi nel passato e che hanno spinto grandi masse di popolazione a muoversi, come succede ancora oggi. Ma mentre oggi sono i disperati del mondo che dalle aree circumsahariane si muovono verso nord, un tempo verso est venivano spinte quelle popolazioni che poi avrebbero costruito una delle più straordinarie civiltà della storia dell'uomo, quella degli antichi egiziani. Adesso però lasciamo la storia dei deserti, anche quella del Wadi Rum in Giordania, dove ci troviamo in questo momento, e spostiamoci più a nord. Andiamo alla scoperta di quello che è il canyon più profondo del mondo, quello del Mujib. A fra pochissimo. Le acque in cui sto camminando in questo momento sono quelle della riserva naturale del Mujib, un profondo canyon, ecco, ce l'abbiamo davanti proprio in questo momento, che sfocia addirittura nel Mar Morto laggiù. Siamo in Giordania e si tratta del canyon più profondo del mondo, perché effettivamente arriva a toccare il suo livello di base nel Mar Morto a 417 metri sotto il livello del mare. Dunque è un posto eccezionale questo. Lo possiamo risalire adesso che non c'è tanta acqua, ma quello che si vede subito bene e qua le grandi pareti di arenaria rossa e gialla che si vedono qua sopra la mia testa in questo momento sono quelle che sono state interessate dal lavoro incessante di queste acque per decine di migliaia, centinaia di migliaia di anni per scavare questa struttura. Possiamo notare subito una cosa, questa grande spaccatura che si vede qui, verticale, là, ce ne sono tante altre, tutte parallele, sono le spaccature che ha sfruttato l'acqua per poter sfociare in questo suo ultimo tratto con questa direzione qui. Dunque, quando l'acqua fa il suo lavoro, sfrutta quello che la geologia già gli offre, in questo caso le spaccature che già preesistevano. Entrare in un canyon consente sempre di fare delle scoperte. Qui, per esempio, in questo lato, se lo bagniamo un po' con l'acqua, si vede che la roccia presenta come dei disegni, come se fossero stati fatti dagli uomini effettivamente, ma questa è la natura. Possiamo riconoscere queste linee che sono segnate da ossidi, spesso è un ossido di manganese, altri ossidi di ferro, ma sottolineano le lamine di cui è fatta la roccia, perché questa è una sabbia molto antica
che si è sedimentata, formata sotto forma di lamine. Qui le lamine sono tutte orizzontali. Qua invece hanno preso altre forme e sembrano quasi delle nuvole. È difficile capire il lavoro del fiume se non si guarda verso l'alto e non si vede come le pareti sono state tagliate dalla sua erosione, e se non si guarda anche in basso e ci si accorge che mentre scava il fiume però fa anche qualche altra cosa, continua a depositare i suoi sedimenti. Per esempio queste rocce qua, da che cosa capiamo che sono state portate qui dal fiume? Intanto hanno tutti quanti i contorni arrotondati, dunque vuol dire che queste rocce sono state molto lavorate. Sono state lavorate mentre venivano portate a valle. E poi sono rocce diverse da quelle che vediamo qua. Queste sono arenarie, mentre qui vediamo rocce di altra natura, in particolare queste scure, queste nere. Questi sono basalti, sono lave, dunque provengono dalla parte superiore delle rocce di tutta quanta la Giordania. È proprio l'ultimo, uno degli ultimi episodi di formazione rocciosa. Dunque sono stati strappati dall'altopiano e poi portati fino a valle. E poi ci sono anche rocce più sottili, ciottoli più piccoli, sabbie addirittura e limi. Quindi significa che qui l'energia del fiume a un certo punto si è perduta, ha mollato il suo carico più pesante che aveva trasportato, ma anche quello più leggero, e ha depositato in questa parte, mentre dalla parte opposta ha continuato ad erodere. Una volta, dove oggi c'è il corso del Mujib, qui nel suo canyon, c'era il fiume Arnon, che in realtà era più alto, più grosso, occupava una gran parte di questo territorio e faceva da confine naturale al tempo dell'età del ferro tra i regni di Ammon, di Edom e di Moab. Questo panorama così diverso come doveva essere è stato senz'altro visto anche dai primi uomini che si aggiravano qui una volta usciti dall'Africa, dunque un contesto sensibilmente diverso. Nelle ipotesi che vanno sotto il nome di Out of Africa, Homo erectus e Homo sapiens sono effettivamente transitati in Giordania alcune decine di migliaia di anni fa. Adesso proviamo a seguire quelle migrazioni dei nostri antenati. E vediamo se è possibile che abbiano percorso il corridoio verde del Sahara, come abbiamo visto prima, o se invece hanno seguito anche altre strade. Siamo 7 miliardi di persone, parliamo quasi 7.000 lingue differenti, abbiamo diverso colore della pelle, forma degli occhi e del naso, mangiamo alimenti diversi. Eppure la scienza ci dice che siamo tutti figli della Great Rift Valley. Nati 200.000 anni fa, quando nella valle dell'Omo in Etiopia è comparso per la prima volta l'Homo sapiens, che ha attraversato deserti, mari e catene montuose in un viaggio epico che gli scienziati chiamano Out of Africa. Come ha fatto a colonizzare il mondo? E che strade ha percorso per farlo? A dire il vero, a varcare i confini dell'Africa ci aveva già pensato l'antenato dell'Homo sapiens, quell'Homo erectus che abitava le pianure africane già 2 milioni di anni fa. Era una specie particolare che aveva addomesticato il fuoco e inventato un utensile multiuso in pietra con cui tagliare, frantumare e scavare, che l'aveva aiutato a esplorare nuove terre, prima l'Asia occidentale, poi Giava ed infine la Cina. Ma la vera grande avventura della conquista del mondo inizia con l'uomo moderno che circa 125.000 anni fa incomincia a espandersi ovunque. Fino a poco tempo fa si pensava che l'uomo avesse usato solo il corridoio di Levante per lasciare l'Africa. Invece ora si sa che gruppi di pionieri hanno attraversato lo stretto di Bab el-Mandeb e poi seguito un tragitto lungo le coste dell'Arabia e dell'India. Da lì 60.000 anni fa, e in piena glaciazione, una parte si è spinta a sud, colonizzando le isole del sud-est asiatico che in quegli anni erano unite tra loro per via del livello degli oceani più basso, ed è arrivata fino in Australia. Durante questo viaggio l'uomo ha incontrato una curiosa forma umana pigmea dai grandi piedi. È l'Homo floresiensis, il cacciatore dell'isola indonesiana di Flores, che si è estinto solo 12.000 anni fa. 40.000 anni fa, qualche clan familiare arriva in Siberia seguendo le sue prede. Impara a coprirsi con le pelli e soprattutto pensa a una cosa geniale. Da un ossicino inventa l'ago e da un pelo di renna ricava un filo robusto.
Più o meno contemporaneamente, dall'Asia Minore un altro gruppo di esploratori sente il bisogno di espandere il suo territorio. Costeggia il Mar Nero e poi risale lungo il Danubio. Ma quando arriva nelle terre fredde e ostili dell'Europa centrale, scopre che qualcuno era già arrivato lì prima di lui. È l'uomo di Neanderthal, anche lui legittimo discendente dell'Homo erectus. Ha un corpo robusto e resistente, adatto per sopravvivere al freddo. Un cacciatore formidabile che aveva scoperto il mondo invisibile, il fuoco, la musica e aveva imparato a seppellire i suoi morti. L'uomo di Neanderthal è stato il nostro alter ego evoluzionistico con cui abbiamo convissuto per millenni, condividendo la caccia ai grandi mammiferi, la morsa del freddo glaciale, i rifugi e forse qualcosa di più. Come ci suggerisce la genetica, che ha individuato nel nostro genoma una traccia di DNA neandertaliano. Una coesistenza che è andata avanti fino a 25.000 anni fa, quando l'uomo di Neanderthal non ha più retto la competizione con l'uomo moderno e si è estinto. Intanto, nel resto dell'Asia, le migrazioni continuano. L'Homo sapiens, dalla Siberia, attraversa la Beringia, un vero e proprio ponte intercontinentale lungo 2.000 chilometri. A spingerlo ad affrontare un mare di ghiaccio sono le mandrie di mammut e caribù che scendono verso il Nord America. Seguendole, l'uomo scopre le grandi praterie. Questo popolo di cacciatori si chiama Clovis e l'anno della conquista americana, fulminea ed esplosiva, è il 18.000 avanti Cristo. L'uomo prosegue il suo viaggio inarrestabile verso sud e 13.000 anni fa si è già insediato a Monteverde, nel Cile meridionale. Dalle prime orme lasciate impresse dai nostri antenati nella cenere vulcanica di Lateoli in Tanzania ai primi passi sulla Luna, sembra sia passato un attimo. Mentre ci inoltriamo nella gola del Mujib, le pareti si fanno più ravvicinate, la gola è più stretta e anche più alta, più profonda, e si vedono figure strane come quella. Sembra un ceppo di un tronco d'albero tagliato e quella sembra la sua sezione con gli anelli. In realtà invece quel disegno è dovuto all'intersezione fra le lamine di arenaria, che sono quasi orizzontali, e il disegno dell'acqua che poi è penetrata dentro attraverso le fratture e ha depositato i suoi ossidi in quella maniera semicircolare. Questo è anche uno dei punti dove possiamo apprezzare meglio la profondità dell'incisione. Anzi, nel punto più in alto passiamo da circa 900 metri di quota sopra il livello del mare fino ai 417 metri di quota sotto il livello del mare, che sono il livello di base del Mar Morto, quindi 1300 metri di dislivello. Questa è la profondità scavata dall'acqua del Mujib. Mentre ridiscendiamo qui il canyon del Mujib, e lo facciamo con attenzione perché le acque possono essere anche molto impetuose, possiamo ripensare ai primi uomini che migrando dall'Africa si muovevano da queste parti decine di migliaia di anni fa. Senz'altro hanno percorso parte di questo scenario, perché qui c'erano possibilità di caccia e di sopravvivenza, c'era soprattutto l'acqua. Ma come doveva essere diverso questo posto a quel tempo lì? In realtà, proprio fino almeno alla fine dell'era glaciale, il livello di questo fiume era molto più alto, perché era più alto anche il livello del Mar Morto, circa 230 metri sopra di come lo vediamo oggi. Dunque dobbiamo immaginare l'acqua molto più alta di adesso e dobbiamo immaginare dunque condizioni completamente diverse. Ora, però, come allora, questo fiume, che un tempo si chiamava Arnon, arriva a sfociare nel Mar Morto, dunque è il canyon più profondo del mondo. Per scendere ancora più in basso bisogna però spostarsi negli oceani. Lì, nell'Oceano Pacifico, possiamo arrivare a 11 km di profondità nelle pareti più ripide del mondo e nelle più profonde del mondo, in quella che è la Fossa delle Marianne. La
La fossa delle Marianne è una finestra aperta sugli strati più profondi dell'oceano, quelli inaccessibili. E lì si apre un mondo fantastico perché ci sono degli strani vulcani di fango e soprattutto c'è una delle strutture geologiche più grandi del pianeta Terra, una lunghissima cicatrice che costeggia gran parte dei continenti e in particolare il Pacifico, l'Oceano Pacifico in questo caso. Ma come si è arrivati a scoprirne le caratteristiche? Bisogna ritornare al 1872, quando il vascello da ricerca britannico Challenger si mise in mare per tentare l'esplorazione più grande che si poteva fare fino a quel momento, e cioè l'esplorazione del fondale degli oceani, che erano del tutto sconosciuti, molto più sconosciuti delle montagne e quasi più sconosciuti degli astri. Erano però altri tempi, dunque l'equipaggio doveva fare ricerca semplicemente con rudimentali mezzi, una corda, anzi per la precisione 400 km di corda, e dei pesi di piombo, quintali di pesi di piombo, che venivano calati ogni 230 km. In totale sono stati percorsi 113.000 km, quasi un terzo della distanza fra la Luna e la Terra, un'enormità. E mentre calavano questo peso in profondità, rilevavano con dei nodi la profondità stessa. Quando si sono trovati a ridosso del settore occidentale dell'Oceano Pacifico, la grande sorpresa: calavano la corda e questa non arrivava mai al fondo. Ci arrivò, in realtà, soltanto a 8.000 metri. Era partita in quel modo una nuova rivoluzione del sapere umano. Continuiamo la nostra ricerca nei luoghi estremi della Terra, calandoci nella Fossa delle Marianne. La spedizione del Challenger segna la nascita dell'oceanografia moderna e fornisce la prima rudimentale mappatura dell'oceano. Mostra come il fondale si separa gradualmente dalla terraferma, poi precipita per centinaia di metri e infine forma una sterminata pianura. Il Pacifico occidentale però è diverso. Precipita una seconda volta per 8 chilometri, in una voragine che sfata la convinzione che il fondale marino sia piatto e poco interessante. Nasce così un mistero. Nessuno riesce a capire come sia nata questa strana depressione. Si devono aspettare 75 anni prima di ottenere una qualsiasi risposta. È stata una nuova e rivoluzionaria tecnologia, il sonar, a spingere le indagini al cruciale stadio successivo. Il sonar viene inventato nei primi del Novecento e poi perfezionato negli anni 40 per individuare i sottomarini che si nascondono in profondità. L'apparecchiatura sonar emette in acqua onde acustiche. Le onde rimbalzano sugli oggetti solidi che incontrano e quando tornano indietro sono captate da un sensore. Misurando il tempo impiegato dalle onde ad andare e tornare, gli scienziati ottengono un quadro notevolmente accurato del mondo subacqueo. Nel 1951, una nave da ricerca della Marina Britannica torna al grande buco trovato nella spedizione del Challenger. Questa volta, l'equipaggio è dotato di una sofisticata apparecchiatura sonar. I risultati sono stupefacenti. La mappatura dettagliata fornita dal sonar rivela che quello trovato nel fondale dell'Oceano Pacifico non è affatto un buco, ma una parte di un'enorme fossa, con una profondità pari a 30 volte l'altezza dell'Empire State Building. Nasce a sud-est di Guam e arriva a nord-ovest dell'ultima delle isole Marianne, percorrendo 2.414 chilometri. Anche all'interno della fossa stessa ci sono notevoli diversità. All'estremità meridionale si trova la più grande sorpresa in assoluto. Il fondale marino precipita per altri 3 chilometri, fino a raggiungere il suo punto più basso, a ben 11 chilometri di profondità. Gli scienziati hanno scoperto la parte più profonda di tutti gli oceani. Fino ad oggi, questo è il punto più vicino al centro della Terra che conosciamo. Questa depressione viene battezzata Challenger Deep, in onore della nave che l'ha scoperta. Per avere un'idea della profondità della fossa, pensate che se appoggiassimo il Monte Everest sul fondo della Challenger Deep, tra la vetta e la superficie dell'oceano rimarrebbe più di 1,5 chilometri d'acqua. Come si sia formata la fossa delle Marianne, però, rimane un mistero.
Per trovare una risposta, gli scienziati decidono di raggiungere la Challenger Deep. Nel 1953, lo scienziato svizzero Auguste Piccard progetta il Trieste, un veicolo pionieristico in grado di resistere a pressioni elevate. Il batiscafo è lungo oltre 15 metri e varia la propria galleggiabilità mediante serbatoi pieni di benzina o di aria e a 9 tonnellate di palle di piombo. Sotto lo scafo c'è una cabina sferica con pareti d'acciaio spesse quasi 13 centimetri. Dopo 7 anni di test effettuati a profondità inferiori ai 6.000 metri e di continue modifiche, finalmente il Trieste è pronto per affrontare la discesa di 11 km verso il Challenger Deep. Il comandante della pericolosa missione è il tenente della Marina Militare degli Stati Uniti, Don Walsh. Molte persone ritenevano che sarebbe stato meglio inviare dei robot al posto di un equipaggio umano. Ma quello era il nostro lavoro. Solo pochi ufficiali e scienziati sono al corrente della rischiosa impresa che parte nel gennaio del 1960 dall'isola di Guam, nell'Oceano Pacifico. Ad accompagnare Walsh c'è l'oceanografo e ingegnere Jacques Piccard, figlio del progettista. I due uomini trascorrono all'interno dell'angusta cabina 9 ore. Lì dentro c'era uno spazio di circa 600 centimetri cubi. Sembrava di stare in un frigorifero. Anche la temperatura era molto simile. Era terribile. La discesa verso gli abissi è lenta. I due viaggiano ad appena 5 km orari. A 900 metri trovano il buio totale. L'unica fonte di luce sono i potenti fari del Trieste. Chiusi nella loro cabina sferica, con pareti spesse 13 centimetri, Walsh e Piccard scendono oltre i 5.400 metri, cioè la profondità massima affrontata nei test di immersione. La parte posteriore della cabina è formata da un doppio strato di vetro. Dopo 2 ore di immersione, però, quello esterno si rompe. Sentimmo un enorme schianto, non sapevamo cosa fosse. Eravamo a circa 6.000 metri di profondità e ci affrettammo a controllare. Ogni centimetro quadrato della loro piccola capsula stava combattendo contro 8 tonnellate di pressione. Adesso l'unica cosa che separa i due uomini da morte certa è una singola lastra di vetro. Se il vetro interno si fosse rotto, saremmo morti istantaneamente, senza nemmeno rendercene conto. Sembra incredibile, ma la lastra interna continua a tenere. Walsh e Piccard decidono di continuare la discesa. Dopo 4 ore e 40 minuti tesi e claustrofobici, si avvicinano al fondo della fossa e vengono spaventati da alcuni movimenti sul fondale marino. Nessuno si aspettava di trovare la vita a quelle profondità, ma per i due esploratori è molto più emozionante aver raggiunto l'obiettivo. Il fondo della fossa delle Marianne. Il profondimetro segna 10.911 metri, quasi 11 km sotto la superficie, confermando i rilevamenti del sonar. Walsh e Piccard si sono avvicinati al centro della Terra più di qualsiasi altro uomo nella storia. Ci facemmo una foto con l'autoscatto. Eccola, è questa qui. Volevamo scattarla a tutti i costi. Ma c'è del lavoro da fare. I due esploratori vogliono osservare la lunga fossa nei dettagli. Purtroppo, però, il Trieste solleva dal fondale marino una nube di sedimenti che oscura la visuale. Era come essere in una tazza di latte. Non saremmo riusciti a vedere nulla, così decidemmo di risalire in superficie.
off the island of Guam and Trieste, surfaces after a descent into the Marianas Trench. Dopo 9 estenuanti ore sott'acqua, il 23 gennaio 1960 Walsh e Picard tornano in superficie ed entrano ufficialmente nel libro del Guinness dei primati per la maggiore profondità raggiunta con un'immersione. Fino ad oggi la loro impresa è ancora imbattuta. La missione è un successo. Il mistero però rimane. I geologi non capiscono ancora in che modo si sia formata questa enorme fossa oceanica. Se non possono trovare la risposta all'interno della fossa, devono cercarla altrove. Da qualche parte nel fondale oceanico potrebbe esserci qualcosa in grado di spiegare le origini della fossa. Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli inotipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri. Non abbiamo da mangiare. Come profondo il mare. Dalla depressione più profonda della Terra, quella della Fossa delle Marianne, alla depressione più profonda sulla terraferma, cioè quella del Mar Morto. Siamo appena usciti dal canyon del Mujib e stiamo costeggiando il Mar Morto, che si vede proprio lì, che si trova ben al di sotto del livello del mare, sia con la sua superficie d'acqua che con la sua base. Si vede anche bene che questo è il percorso della grande faglia, della grande spaccatura che divide l'Africa dall'Asia, l'Africa dall'Arabia, che passa proprio qui, all'interno del Mar Morto. E queste rocce sono tutte condizionate dal passaggio di questo grande elemento tettonico, di questo grande elemento geologico, il più grande e il più importante di tutta quanta la Giordania. Tra poco scenderemo sul Mar Morto e faremo gli esperimenti che ci daranno conto di come questo sia un elemento unico al mondo, con i suoi numeri estremi e con le sue caratteristiche straordinarie. Nello stesso tempo continueremo il nostro viaggio all'interno della Fossa delle Marianne, perché quello è stato anche uno strumento importante per conoscere meglio, più dettagliatamente, la storia della Terra. Atlantide oggi è in Giordania, dove stiamo esplorando i luoghi più estremi della Terra. Abbiamo visto infatti il deserto più grande del mondo, il Sahara, e abbiamo visitato il Wadi Rum, il deserto rosso. Poi ci siamo inoltrati nel Mujib, che è il canyon che arriva a sfociare nel Mar Morto, e dunque il canyon più profondo della Terra, quello più basso in quota. E adesso siamo arrivati finalmente al Mar Morto. Vediamo quali sono le sue misure. Per capire meglio che cosa significa trovarsi sotto il livello del mare mentre si è sulla terraferma, possiamo provare a vedere da questa posizione. Questo è quanto abbiamo davanti, la linea delle montagne proprio qui sotto i nostri piedi. Queste invece sono le montagne in ultimo piano, in pratica lì guardiamo Libano e Israele. Questo invece è il livello della costa del Mar Morto. Ecco, noi ci troviamo con lo specchio d'acqua del Mar Morto, con la sua superficie, 417 metri sotto il livello del mare. Rispetto a qui è grosso modo da queste parti, praticamente in mezzo a quelle montagne che sono sullo sfondo. Questo è il riferimento del livello del mare, lo zero. E questo invece è la superficie del Mar Morto. Non è finita qui, perché in realtà questa depressione è ancora più profonda. Infatti, se andiamo a vedere il suo punto di base, il suo livello di base, questo si trova a circa 400 metri dalla superficie dell'acqua. Quindi se mettiamo insieme queste cifre, sono 400 metri dalla base del lago,
e altri 400 metri, 417 per la precisione, per arrivare al livello del mare. Sostanzialmente più di 800 metri, la depressione più profonda che ci sia sulla terraferma. Ma come è nata questa depressione? Su questa carta è possibile vedere come si è formato il Mar Morto e in realtà come si è formata tutta la grande valle del Giordano. E anche da questo punto panoramico si vede bene. In pratica, qui, dove corre la grande faglia che spacca in due e divide l'Africa dall'Asia, dalla penisola arabica, il movimento dei due blocchi è stato di questo tipo, cioè è stato in maniera sinistra, come si direbbe. Questo blocco scivola verso questa parte e quest'altro invece verso nord. Quando però succede questo, all'interno della fascia che viene tutta rotta di rocce che vengono triturate, si possono aprire dei bacini, dei laghi, delle depressioni, come quella del Mar Morto. Se ne sono formati poi anche altri più a nord e infine anche più a sud. Se ci sono fiumi, in questo caso il Giordano, e piogge abbondanti, magari in un periodo antico, ecco che queste zone depresse, qualche volta sotto il livello del mare, possono essere occupate dalle acque. E dunque quello che vediamo oggi è in realtà il risultato dell'azione di una grande cicatrice della crosta terrestre che ha un'importanza fondamentale nella dinamica di questa parte del mondo. Il Mar Morto è la depressione più profonda che ci sia sulla terraferma, ma il punto più profondo dell'intero globo terrestre è senz'altro la Fossa delle Marianne. Prima abbiamo ripercorso la storia delle esplorazioni di questa fossa, da quando nel 1872 il Challenger l'aveva identificata con mezzi di fortuna, poco più che una corda con dei nodi calata in profondità con un peso. Poi, con l'invenzione del sonar, dalla mappatura del fondale oceanico è diventata sempre più precisa ed è stata testata poi dall'esplorazione diretta addirittura degli uomini con il batiscafo Trieste, che nel 1960 è stato calato dentro la Fossa delle Marianne. E lì Walsh e Picard hanno potuto toccare con mano il posto più profondo della Terra. La nostra esplorazione nei luoghi più estremi della Terra continua. Torniamo ad immergerci nella Fossa delle Marianne. Tra gli anni 50 e 60, la squadra di geologi guidata da Harry Hess raccoglie i rilevamenti dei sonar relativi a tutti gli oceani del mondo. Il risultato è un'immagine dettagliata della conformazione del fondale oceanico di tutto il nostro pianeta. Le mappature rivelano che la Fossa delle Marianne è solo una piccola parte di una fitta rete di canyon sottomarini che attraversano tutta la Terra. Ma non finisce qui. Parallelamente alla fossa, dall'altra parte del Pacifico, corre una gigantesca catena montuosa sottomarina, la dorsale Pacifico orientale. Anche questa fa parte di una rete, una serie di montagne lunga 64.000 chilometri che circonda il globo come le cuciture di una palla da baseball e che è la struttura geologica più grande della Terra. Gli scienziati sperano che questo importante sviluppo possa aiutare a spiegare la formazione della fossa. Il passo successivo è ovvio. Bisogna capire se esiste un collegamento tra la Fossa delle Marianne e la dorsale Pacifico orientale. La risposta arriva dalla più incredibile delle fonti. Durante la Guerra Fredda, gli Stati Uniti allestiscono una vasta rete sottomarina di sismometri per monitorare gli effetti dei test atomici in tutto il mondo. Ovviamente, i sismometri rilevano anche i terremoti naturali. Quando i geologi riportano su una mappa i dati raccolti, emerge uno schema. I terremoti sono concentrati lungo le fosse e le dorsali oceaniche. Questa scoperta rivoluziona gli studi sulla conformazione della Terra. I geologi, infatti, si rendono conto che l'attrito che provoca i sismi deriva dai movimenti che si verificano in profondità, sotto a dorsali e fosse. È la nascita di una nuova straordinaria teoria. La crosta terrestre, il solido strato di roccia su cui si trovano oceani e terraferma, è formata da una serie di enormi placche che i geologi chiamano placche tettoniche. Quando queste placche si muovono, strusciando una contro l'altra,
scatenano i terremoti. Le dorsali e le fosse oceaniche si trovano sui confini tra le placche tettoniche. E la fossa delle Marianne si trova all'estremità occidentale della placca del Pacifico. Dalla parte opposta della placca si trova la dorsale oceanica Pacifico orientale, parte della colossale rete di rilievi montuosi sottomarini che circonda tutta la Terra. Gli esperti ritengono che questa enorme dorsale possa aiutare a spiegare l'origine della fossa. Nel tentativo di capire come si è formata questa grande cicatrice, gli scienziati hanno scoperto che la crosta creata lungo le dorsali oceaniche viene distrutta da qualche parte nel Pacifico. Molti sospettano che questo avvenga nella fossa delle Marianne. L'indizio chiave, però, non si trova lì, ma nelle isole da cui la fossa prende il nome. Le isole Marianne sono in realtà una catena di vulcani che emerge dal mare, situata a 322 km a ovest della fossa. Gli esperti notano che la forma dell'arco insulare è l'esatto negativo della fossa e ne deducono che quest'ultima è all'origine della formazione delle Marianne. I geologi ritengono che la fossa abbia creato le isole mediante il fenomeno di subduzione. La subduzione avviene quando due placche tettoniche si scontrano. Nel collidere violentemente l'una con l'altra, quella più pesante si incunea sotto quella più leggera. Scendendo nelle viscere della terra, la crosta arriva al mantello e fonde di nuovo. Con sé porta l'acqua e i sedimenti raccolti in milioni di anni. L'acqua contenuta nei sedimenti fa ribollire il magma che spinge sulla placca sovrastante. Quando questo spacca la crosta e trova una via d'uscita, dà origine a un vulcano, come quelli che formano le isole Marianne. È stata la subduzione a generare l'arcipelago a ovest della fossa. Gli scienziati hanno trovato quello che stavano cercando. Qui il processo avviene in maniera così potente da dare origine a una fossa profonda 11 km. A mano che la placca più densa sprofonda, si fonde nel mantello. È qui che le placche tettoniche formano un'impressionante cicatrice nel fondale oceanico. Sembra che la scienza abbia finalmente spiegato l'origine delle fosse. C'è ancora un problema da risolvere, però. E non è affatto irrilevante. In tutto il mondo le zone di subduzione provocano violenti terremoti e catastrofici tsunami. La fossa delle Marianne, però, la più profonda zona di subduzione del pianeta, non ha provocato alcun terremoto devastante, perlomeno da quando l'attività sismica viene registrata. Per quale motivo? Il lato ovest della fossa, meno profondo, potrebbe fornire la risposta. Qui, a 3200 metri di profondità, c'è un'interessante serie di colline sottomarine. Gli ingegneri effettuano alcuni carotaggi dei rilievi collinari. Quando gli scienziati analizzano i campioni raccolti, scoprono che in realtà le colline sono vulcani. E non eruttano lava, ma fango. Il fango è molto friabile e deriva da un tipo di roccia morbida che viene sgretolata nella zona di subduzione. Sembra che sia proprio la presenza di questa roccia a spiegare perché qui non si verificano grandi terremoti. Tutti sanno che cos'è un vulcano, ma non tutti sanno che alcuni vulcani, invece di eruttare roccia fusa, espellono fango. Nelle Marianne c'è un particolare tipo di fango costituito da serpentinite. Si tratta di un minerale estremamente friabile che può essere intaccato con un semplice coltello. Gli scienziati capiscono che l'attrito tra le due placche scioglie la serpentinite e forma uno strato di fango lubrificante che previene i grandi terremoti. Il fango sprofondato fuoriesce poi dal fondale oceanico
formando gli strani vulcani trovati sul lato occidentale della fossa. Finalmente, i geologi hanno scoperto come si è formata la fossa delle Marianne. 50 milioni di anni fa, la placca del Pacifico si è incuneata sotto quella delle Filippine. Deformandosi e sprofondando nel mantello, ha generato l'impressionante fossa oceanica. La placca è ancora in movimento. Come un enorme nastro trasportatore, la crosta oceanica attraversa lentamente tutta la placca tettonica. Nasce nella dorsale Pacifico orientale e muore nella fossa delle Marianne, 16.000 chilometri più a ovest. Oggi i movimenti della placca del Pacifico vengono seguiti in tempo reale. Divora la crosta a un ritmo di 7 centimetri e mezzo all'anno, cioè alla stessa velocità con cui crescono le unghie. Ogni 4 milioni di anni ingoia una superficie pari a quella degli Stati Uniti. Consumando la crosta creata sul versante del Pacifico, la vorace fossa delle Marianne è il più grande impianto di riciclaggio del mondo. Rimane ancora un nodo fondamentale da sciogliere, però. Gli scienziati non si spiegano perché questo sia il punto più profondo della Terra. Secondo loro, datando la crosta del fondo della fossa, si potrebbe ottenere la risposta. Nel 1999, una squadra di trivellatori effettua dei carotaggi sul fondo della fossa delle Marianne. Per me, l'aspetto più emozionante di quelle trivellazioni fu tenere in mano dei pezzi di crosta terrestre sprofondata in una fossa oceanica. Quando datammo il materiale prelevato, scoprimmo che aveva 170 milioni di anni. Quindi il fondo della fossa delle Marianne è certamente la parte più vecchia di tutto l'oceano. La placca del Pacifico è la più grande placca tettonica del pianeta e copre un'area pari a 11 volte gli Stati Uniti. Quando 170 milioni di anni fa emerse dalla dorsale, la crosta oceanica era leggera e galleggiava. Dopo aver attraversato il fondale per 16.000 chilometri, però, si è raffreddata, diventando più densa. Nel corso di milioni di anni, la crosta si è fatta sempre più pesante e ha iniziato a sprofondare nel mantello. Dal momento che la crosta del fondo della fossa delle Marianne è la più antica, è anche la più pesante. E secondo gli scienziati è questo il motivo per cui è sprofondata più che in altre parti del pianeta. Adesso sappiamo bene quale meraviglia geologica sia la fossa delle Marianne. Nel posto più buio e più remoto del mondo, gli scienziati hanno trovato importantissime informazioni sulle potenti forze che hanno contribuito e contribuiscono a plasmare il nostro pianeta. Siamo di nuovo qui sulle rive del Mar Morto e stiamo cercando di capire come mai l'acqua di questo grande lago salato è così diversa dall'acqua del mare e anche dall'acqua dolce. Infatti qui abbiamo messo acqua dolce di Giordania, l'abbiamo versata in questo contenitore e da quest'altra parte mettiamo invece, finiamo di riempire, l'acqua del Mar Morto. Ecco, sono grosso modo allo stesso livello. Per fare questo esperimento abbiamo bisogno del latte, che è un altro liquido che ha un'altra densità, e proviamo a versarlo nell'acqua dolce. Per quanto ci possiamo sforzare, i due liquidi si mischiano completamente, dunque non abbiamo alcuna separazione. Sono omogenei, hanno la stessa densità, grosso modo. Proviamo a fare la stessa cosa invece con l'acqua del Mar Morto. Ecco, si vede subito, a occhio proprio, che il latte si dispone su un altro livello, su un altro strato superiore rispetto all'acqua del Mar Morto, perché questa è molto più densa. Ha una densità che è 10 volte quella dell'acqua del mare. Normalmente nell'acqua del mare il contenuto salino è di 3 grammi e mezzo per litro d'acqua. Nel Mar Morto si può arrivare in alcune condizioni fino a 35 grammi per litro d'acqua, cioè 10 volte più denso. E si vede molto bene.
e infatti la struttura del lago stesso, del Mar Morto, è fatta a strati, più va in profondità più l'acqua è densa. Ora ci siamo spostati più a sud, sempre seguendo le sponde del Mar Morto, e questo è un teatro di molti degli avvenimenti raccontati poi nella Bibbia. Qui il patriarca Abramo ha combattuto una guerra, qui si nasconde Davide da Saul e qui Ezechiele ha le sue visioni. Da queste parti sono anche collocate, seppure in maniera dubitativa, le città bibliche di Sodoma e Gomorra, due città ricchissime con molti abitanti che vengono precipitate nello zolfo e nel fuoco e dunque distrutte a causa del comportamento immorale dei propri abitanti. C'è qualche ragione fisica per collocarle da queste parti? Sì, la prima è legata al sale, città molto ricche, il sale era la vera ricchezza dell'antichità e dunque questo può essere plausibile, e in sale viene tramutata la moglie di Lot, qui addirittura c'è una formazione rocciosa arenacea che ricorderebbe la moglie di Lot tramutata in una statua di sale. Il secondo motivo sta nell'asfalto, nel bitume, nella pece, perché questo era già il lago dell'asfalto per i romani. Venute di bitume, di asfalto dalle profondità, sono note in concomitanza dei terremoti, dunque può essere che un grosso terremoto abbia innescato un cataclisma e che questo asfalto abbia poi preso fuoco, questo può succedere, e dunque un incendio può successivamente aver distrutto quelle città che al tempo erano costruite per la gran parte di legno. Nella Bibbia questo posto ha molti nomi, Valle di Siddim, perché Sid significa pece, asfalto, mare salato, appunto, mare delle piane, oppure mare precedente, si riferisce al fatto che dalla terra di Israele, che si trova dall'altra parte, questo è posto più a est, dunque precedente nel senso che viene prima guardando la levata del sole. È comunque sempre stato un posto strategico, oltre che di interesse storico e magari anche mitologico ai giorni nostri, e lo è tuttora. Anche se oggi la questione è tutta incentrata sulla risorsa più importante da queste parti, e possiamo dirlo pure, per gli uomini del mondo intero, cioè l'acqua. Lo vedremo fra poco. Bentornati ad Atlantide, qui in Giordania, dalle rive del Mar Morto, dove c'è una luce abbacinante. Bisogna mettersi gli occhiali da sole per poter affrontare questo che è un giacimento di sale, perché dopo aver visto le caratteristiche fisiche, geologiche del Mar Morto, come si è formato, i suoi numeri estremi, adesso notiamo un'altra caratteristica importante, cioè quella del sale che si deposita qua, sulle sue rive, e poi in realtà tutto attorno. Tutto il bianco che si vede qua attorno è sale, in questo caso il sale da cucina, proprio il cloruro di sodio. Ecco, qui possiamo seguire le formazioni veramente strane, fantastiche, che ci sono lungo le sue rive. Si formano concrezioni come se fossero rose del deserto, che effettivamente si formano anche in queste condizioni, ma solo quando c'è più gesso e più sabbia. Qui invece abbiamo soltanto sale. Lo vediamo anche sott'acqua, bisogna stare attenti a infilare la mano perché se c'è una piccola ferita la sentiamo subito, dove i cristalli di sale, che sono quelli che sfaccettano dappertutto la luce e dunque impediscono di tenere gli occhi ben aperti, assumono questa forma mammellonare, così la chiamiamo noi geologi, come dire, rotondeggiante, morbida, ecco, è questa che stiamo guardando qui, poi ce ne sono tante altre laggiù e anche altrove. Questo è soprattutto cloruro di sodio, che effettivamente anche nell'acqua del mare è quello più presente. Le proporzioni tra i diversi sali qui nel Mar Morto sono come quelle che ci sono nell'acqua del mare, naturalmente però si tratta di salinità molto più importanti da un punto di vista della quantità. Ma perché questo lago è così salato? Per una ragione molto precisa, che qui entra l'acqua da nord del fiume Giordano e poi non ne esce più laggiù in fondo a sud verso il Mar Rosso, non ci sono cioè emissari da questo lago e dunque le acque si concentrano facilmente con un clima di questo genere, con questo calore e con questa scarsità di precipitazioni e fanno evaporare parecchia acqua, dunque per questa ragione, non per altri motivi, che qui all'interno del Mar Morto la precipitazione dei sali è così importante da raggiungere poi anche valori significativi da un punto di vista commerciale, perché questi vengono sfruttati un po' dappertutto e non soltanto il cloruro di sodio.
siamo approssimati alla riva del Mar Morto, sempre nel settore Giordano, e si vede bene questo contorno chiaro qui, come fosse un'altra spiaggia, però leggermente sommersa dalle acque. Questo è il posto dove precipitano i sali come il cloruro di sodio, il sale da cucina, e i sali di calcio. E questo chiaro che si vede qua, azzurro dove c'è l'acqua e poi più bianco. Però se ci spostiamo invece da questa parte, si può anche arrivare più vicini, ecco qua si vede bene, le acque prendono un altro colore, piano piano più rosa e poi addirittura rosso profondo, violetto da quella parte là. Perché sono cambiati gli elementi che precipitano qua. Questi sono sali di potassio e il potassio è uno degli elementi che sedimenta per ultimo, quando cioè già la gran parte della massa d'acqua è evaporata, più dell'80% deve essere evaporato per avere la precipitazione di questi sali. Ed eccoli qua. Sono molto diversi, sono rosa, arancioni, tant'è vero che il loro nome geologico ricorda il colore, carnallite si chiama il sale di potassio, perché ricorda l'incarnato, il colore della carne, e hanno una grandissima utilità commerciale, il potassio soprattutto, dunque, che viene estratto in queste condizioni estreme, ma anche il cloruro di sodio, lo possiamo immaginare, e infine anche i sali di bromo, di magnesio, di calcio che da qui vengono tirati fuori. Il bromo per esempio ha un utilizzo come additivo per la benzina, oppure viene utilizzato ancora come base dei prodotti antincendio, è utile invece anche per il corpo umano, perché effettivamente da questa grande quantità di sali si estraggono sostanze che sono utili per il benessere, per le malattie della pelle, per altre patologie di varia natura. Questo è noto fino dall'antichità e infatti pare che qua al tempo di Cleopatra, la regina, avesse il monopolio sul commercio di questi materiali. E in effetti l'acqua, i fiumi, i laghi sono stati una delle cause di guerra più diffuse nel mondo e lo sono tuttora. Vediamo adesso quali sono le aree di maggiori crisi dal punto di vista idrico e quali sono le prospettive future. Conflitti innescati da siccità, attentati contro dighe e argini. Eserciti pronti ad affrontarsi per il controllo di un'acqua dolce sempre più rara e contesa. Sono gli scenari descritti in un recente rapporto dell'intelligence americana delle Water Wars, le guerre per l'acqua, che rappresentano la minaccia più insidiosa alla sicurezza globale. Sotto stretta osservazione ci sono alcuni fiumi che nei prossimi anni potrebbero essere usati come arma di ricatto per affermare interessi nazionali. Le loro acque attraversano decine di stati, ma le loro sorgenti appartengono ad un pugno di nazioni che hanno in mano gli equilibri idrogeografici di un'intera regione. Le potenziali aree di crisi sono tre: Nord Africa, Medio Oriente e Asia del Sud. Il primo fiume indicato è il Nilo, con il suo immenso bacino idrografico che coinvolge quasi 500 milioni di persone e 11 paesi diversi. Egitto, i due Sudan, Etiopia, Eritrea, Kenya, Uganda, Tanzania, Ruanda, Burundi e la Repubblica Democratica del Congo. Sono tanti e regolare la distribuzione del fiume è tutt'altro che semplice. A fare la voce grossa è soprattutto l'Etiopia, che ospita una delle due sorgenti del Nilo. Il paese rivendica un importante ruolo politico nella regione attraverso la costruzione di dighe per irrigare i campi e per esportare elettricità. Azioni che di fatto diminuiscono la portata del fiume a valle, con ripercussioni e tensioni soprattutto con Khartoum e il Cairo. Le guerre dell'acqua si combattono anche nel vicino e Medio Oriente. Il primo fiume ad alto rischio è il Giordano. Nasce sulle alture del Golan e scorre poi lungo il confine fra Stato ebraico e Giordania, attraverso i territori sui quali potrebbe sorgere lo Stato palestinese. La questione arabo-israeliana fa i conti fin dagli inizi con le difficoltà dell'approvvigionamento idrico in un'area particolarmente arida. Israele riceve 2/3 della sua acqua dai territori che ha conquistato con la Guerra dei Sei Giorni nel 1967. Le colonie israeliane nei territori occupati si sono insediate nei punti di controllo delle sorgenti d'acqua.
Il risultato è che il consumo annuo medio palestinese è di circa 150 metri cubi pro capite, mentre quello dei coloni israeliani arriva a 800 metri cubi. E non è un caso se in Israele le acque dipendono dal Ministero dell'Agricoltura e nei territori occupati dal Ministero israeliano della Difesa. Due fiumi della discordia sono anche il Tigri e l'Eufrate. Nascono in Turchia, che ha progettato un sistema di dighe destinate alla produzione di elettricità e a migliorare le coltivazioni di una parte dell'Anatolia. È il cosiddetto grande progetto anatolico, che potrebbe assicurare ad Ankara un ruolo di potenza egemone su un'area del mondo arabo che si estende dalla Siria fino al Kuwait. Gli scenari delle potenziali guerre dell'acqua nell'Asia del Sud coinvolgono tre grandi fiumi: l'Indo, il Brahmaputra e il Mekong. Tutti e tre si originano sull'altopiano del Tibet, una regione al centro di tensioni per motivi etnici e religiosi. Controllare le fonti dei tre fiumi trasforma il Tibet, al momento sotto il controllo di Pechino, nell'area di maggior rilievo strategico. In questo scacchiere dell'idropolitica, l'India gioca il duplice ruolo di vittima e carnefice. Da un lato è preoccupata dalla costruzione da parte dei cinesi di dighe e canali che potrebbero sottrarre acque al Brahmaputra per incanalarle verso le regioni aride della Cina del Nord. Dall'altro, una cosa simile l'India la sta già facendo nei confronti del Pakistan, con la gestione dell'Indo e dei suoi affluenti che attraversano il Kashmir. Il Pakistan teme di vedere la portata del fiume, che irriga quasi tutto il paese, ridotta drasticamente dai 33 sbarramenti costruiti dall'India, che ne controlla le sorgenti. Oggi la sorvegliata speciale è l'India, ma l'incognita maggiore della regione rimane la Cina, che non riesce a soddisfare il fabbisogno idrico della sua popolazione. A scatenare nuovi conflitti potrebbe essere il Mekong, che dopo la Cina attraversa 5 stati indocinesi: Myanmar, Thailandia, Laos, Cambogia e Vietnam. Qui vivono 60 milioni di persone. Di queste, 8 su 10 dipendono dal fiume e tutti guardano con preoccupazione al progetto che entro il 2025 prevede di imbrigliare le sue acque con una ventina di dighe, di cui 8 in territorio cinese. Di fatto si teme che il Mekong sarà arginato, deviato e rallentato per arrivare al suo estuario in Vietnam, ridotto a poco più di un rigagnolo. Comportamenti disinvolti di molti governi, aumento esponenziale della popolazione e sempre più frequenti fenomeni di siccità rischiano di far passare alla storia il nostro secolo come quello delle guerre per l'acqua. Per le idrodiplomazie di tutto il mondo questi saranno anni difficili. Ed è ovvio che le guerre per l'acqua saranno sempre più acute e più gravi nel sud del mondo, in Asia, in Africa, perché qui la risorsa è più scarsa. Ora noi proseguiamo nel nostro viaggio e ci stiamo spostando lungo il fiume Mujib, che è uno degli immissari dentro il Mar Morto. Qui è stata costruita una riserva naturale della biosfera proprio dove c'è il canyon. Come si può vedere qui è spettacolare, scavato per centinaia di metri all'interno di queste rocce sabbiose di questo settore della Giordania. È una riserva della biosfera molto importante, qui viene difeso soprattutto lo stambecco nubiano, che è un animale in via di estinzione con le sue corna maestose quando diventa adulto, ma ci sono tantissimi altri animali, quasi 350 specie di animali protette, moltissimi uccelli che qui si fermano nella sosta delle loro migrazioni e anche 400 specie diverse di piante. È una risorsa in pericolo questa? Beh sì, lo stesso parco è in pericolo per una ragione molto precisa, che l'acqua viene trattenuta da imponenti opere di sbarramento come le dighe, che c'è ancora molta caccia di frodo e che naturalmente gli interessi su una delle poche zone verdi in cui c'è la risorsa più preziosa da queste parti, cioè l'acqua, sono molto elevati. Siamo scesi ancora più a valle per dare un riferimento geografico. Quello è il Mujib, il Wadi Mujib, qui nel suo tratto più a monte in realtà, che poi sfocia laggiù oltre quelle montagne nel Mar Morto. Quello è il tratto di gola che abbiamo percorso. Qui invece siamo nella parte più a monte dove si è formato il lago artificiale.
Il problema con opere come questa diga è che non soltanto si rischia di compromettere l'equilibrio naturalistico di un'importante oasi di protezione ambientale come quella del Wadi Mujib, si vede il corso d'acqua appena più a valle come è ridotto, dopo che tutta l'acqua è stata immagazzinata nel bacino artificiale che è qui a monte, ma che si possa compromettere anche l'equilibrio economico di un'intera regione, cioè quella che fa girare i suoi affari proprio sul Mar Morto. Perché infatti se l'acqua viene trattenuta qui non arriverà più al bacino salato. E ci sono poi altre dighe lungo il fiume Giordano, che è il suo principale immissario, che trattengono ancora l'acqua pure lì. Dunque progressivamente il bacino sta perdendo il suo apporto di acque nuove. Se vediamo le immagini da satellite, si vede che tra il 1972, il 1989 e il 2011 la parte più scura, cioè quella delle acque più profonde, più blu, si è ridotta drasticamente, così come pure si è ridotta la parte complessivamente occupata dalle acque. Insomma, il bacino sta morendo. Nel decennio compreso tra il 1998 e il 2008 si è perso quasi un metro all'anno. Successivamente, fino agli anni nostri, ancora di più, 130-140 centimetri all'anno. Per porre rimedio a questa situazione, che rischia di diventare drammatica, sono ormai decenni che si discute di un grandissimo progetto quasi faraonico che dovrebbe condurre le acque del Mar Rosso fino al Mar Morto, la condotta della pace. Ma ancora rimane sulla carta, perché le discussioni fra Israele e Giordania per poterla realizzare sono infinite e oltretutto i problemi tecnici anche sarebbero grandissimi. Si tratta di conservare però in qualche maniera il patrimonio naturalistico di questa grande nazione che è la Giordania, che spesso viene compromesso da interessi particolari. Qualche cosa di simile accade anche in Italia, dove a Cagliari, nella collina di Tuviceddu, la più grande necropoli fenicio-punica dell'intero bacino del Mediterraneo, rischia di venire sommersa da metri cubi di cemento. Greta Mauro è andata a vedere sul posto se le cose stanno davvero così. Quella in cui mi trovo è Viale Santa Vendrace, nel centro di Cagliari. Dietro questi edifici c'è il colle di Tuviceddu, dove sono sparsi i resti della più grande necropoli fenicio-punica di tutto il Mediterraneo. Questi palazzoni sono il frutto di un'edilizia selvaggia che è partita negli anni 60. In passato infatti non si è tenuto conto del patrimonio archeologico che si affaccia su questa strada, ma ad oggi la situazione non è molto diversa. Infatti a poche centinaia di metri da qui ci sono nuovi cantieri che minacciano la necropoli. Intanto da anni si parla di creare il parco archeologico di Tuviceddu e ad oggi esiste un cantiere, ma i lavori procedono a rilento e tra mille difficoltà. Per entrare nel cimitero punico dobbiamo chiedere un'autorizzazione speciale, poi dobbiamo cercare le tombe tra l'erba alta. I cartaginesi scelsero il colle di Tuviceddu per seppellire i loro morti tra il III e il VI secolo a.C. In tutta quest'area si contano migliaia di tombe ed ogni volta che c'è uno scavo archeologico ne escono fuori di nuove. Ecco un gruppo di tombe puniche, sono quasi tutte tombe a pozzo e sono interamente scavate nella roccia calcarea, profonde dai 2,5 metri ai 7,5 metri. Tuviceddu infatti significa colle dei piccoli fori, dalla parola sarda tuvu, che significa cavità. Dentro i pozzi ci sono le camere mortuarie, alcune delle quali sono decorate. Le decorazioni sono dei motivi geometrici di colore rosso. Le camere mortuarie si possono vedere solo in foto e nelle ricostruzioni grafiche, perché è molto difficile calarsi nelle tombe a pozzo, che sono ripide, profonde e anguste. Il problema è che qui non esiste un percorso per poterle anche guardare soltanto da fuori. Noi, per poterle vedere da vicino, stiamo saltando da un pozzo ad un altro. E questo perché Tuviceddu non è mai diventato un sito archeologico visitabile. Ed è un vero peccato, perché le poche volte che è stato aperto al pubblico ha fatto più di 10.000 ingressi in un giorno. La storia di Tuviceddu è lunga. Dal 1940 al 1977, qui, tra le tombe, c'è stata addirittura una cava di calcare, gestita dalla Italcementi. Questo canyon, profondo più di 30 metri, è un'eredità della cava, infatti serviva per trasportare più rapidamente il materiale estratto. Dopo l'abbandono della cava ci sono voluti 20 anni perché quest'area venisse tutelata con un vincolo che è del 1997, che però riguarda una superficie piccola, tanto che è stato soprannominato tutela francobollo. E qui arriviamo ai fatti più recenti. Solo 3 anni dopo, nel 2000, Comune e Regione siglano un accordo con dei privati. La società di costruzione Coimpresa cede al Comune
a titolo gratuito 40 ettari, di cui 23 vincolati, e in cambio riceve l'autorizzazione a costruire 400 fabbricati, di cui 263 in prossimità del colle di Tuvisceddu. Questo è il motivo per cui, se su internet si cerca la parola Tuvisceddu, tra i primi siti che compaiono c'è quello di un'agenzia immobiliare che propone eleganti appartamenti con affaccio sul verde. Questa è Via Ismaglia. In età punica è stata una strada funeraria. Oggi invece qui ci sono i cantieri di Coimpresa e le case con affaccio sul parco sono quelle. Da quando sono iniziati i lavori è stato un continuo di proteste da parte di associazioni e dei privati cittadini. Anche la sovrintendenza è stata accusata di non tutelare i beni archeologici. Poi nel 2006 la giunta regionale Soru ha dato ragione agli ambientalisti ed ha delineato un piano paesaggistico che estendeva i confini dell'area vincolata. Allora i costruttori sono passati alle vie legali, finché nel marzo 2011 il Consiglio di Stato ha bloccato del tutto i lavori. Attualmente la questione è intricata, ma volendo possiamo ridurla ad un problema di perimetro, cioè quanto deve essere grande l'area in cui non si può costruire. Il piano paesaggistico della giunta Soru comprende tutte e due le colline, dal bordo di Santa Gilla, che è lo stagno su cui stava la città punica, di cui questa era la necropoli, a Costone, oltre Tuvumannu. Ecco, di fronte a quei palazzi rossi è il limite del piano paesaggistico. Tutta quest'area è stata soggettata a tutela. Fino a dove sono arrivati i palazzi costruiti? Ma per fortuna sono stati costruiti solo questi due palazzi, che però sono due di decine di palazzi che erano previsti nel progetto. Per passare dalla situazione attuale alla realizzazione di un grande parco bisogna che ci siano ingenti risorse pubbliche, bisogna che lo Stato, la Regione capiscano che fare un grande parco di questo tipo può essere strategico per la Sardegna. Nel marzo 2011 il Consiglio di Stato ha bloccato la costruzione dei palazzi di Coimpresa e ha indicato il piano paesaggistico di Soru come via per risanare Tuvisceddu. Due mesi dopo, a Cagliari, arriva il nuovo sindaco di centrosinistra, Massimo Zedda. La salvaguardia del sito è stato un punto forte della sua campagna elettorale. Da allora sono passati 2 anni e noi andiamo a trovare il sindaco. Il piano urbanistico comunale, fatto dal centrodestra, che noi avevamo, era un piano datato che non teneva conto dei vincoli, dei limiti e della cornice data dal piano paesaggistico regionale. Quello che abbiamo adottato è in modo tale da restituire alla città un parco e il sito archeologico. La difficoltà dei lavori è data da un altro aspetto, e cioè che i lavori iniziati a suo tempo erano molto impattanti rispetto alla zona archeologica, e quindi stiamo cercando di ridurre l'impatto nella zona archeologica dei lavori a suo tempo fatti e sistemare però tutta la zona in modo tale che sia visitabile, fruibile. Cioè, avrete più o meno un'idea di fine dei lavori? Io spero entro l'anno prossimo. Quindi entro il 2013? Io spero di sì. Guardi che noi torniamo, Io me lo auguro. Negli ultimi 40 anni in Italia è stata cementificata un'area pari a Lombardia, Liguria ed Emilia Romagna messe insieme. Tuvisceddu potrebbe segnare l'inizio di un cambiamento, e per questo noi continueremo a seguire gli sviluppi di questa vicenda, sperando che davvero per la fine del 2013 il parco sarà aperto al pubblico. Lo merita la città di Cagliari e lo merita questo patrimonio archeologico che appartiene a tutti noi. Oggi abbiamo visto alcuni dei luoghi più estremi della Terra. Il deserto del Sahara, la fossa delle Marianne, il Mar Morto, il Canyon del Mujib, questo qua, il canyon più profondo che ci sia sulla terraferma. Questo è anche il posto dove possiamo imparare a leggere i tempi della Terra, che sono lunghissimi, estremi come i suoi numeri, in particolare qui dove il fiume ha scavato una successione di rocce
in cui ogni strato è una pagina del grande manoscritto del nostro pianeta. Abbiamo poi seguito i passi della colonizzazione degli uomini a partire dall'Africa verso l'Europa e verso l'Asia. E quegli uomini sono passati proprio da queste parti, come ci testimoniano i racconti più antichi della nostra storia, a partire dal racconto biblico, il racconto della Bibbia. Questo significa che qui l'incontro fra la storia degli uomini e quella della Terra è avvenuto prima, precedentemente rispetto ad altri posti del mondo. Sempre tenendo presente però che mentre la storia degli uomini si misura al massimo nell'ordine delle decine di migliaia di anni, quella della Terra resta scandita sui milioni o le decine di milioni di anni. In questo viaggio abbiamo anche toccato con mano come l'uomo, soprattutto negli ultimi decenni, abbia impresso un'accelerazione formidabile a quelli che sono i tempi della Terra. E lo abbiamo visto bene, per esempio, anche nelle guerre per l'acqua. Questo significa che il pianeta ormai non è quasi più in grado di sostenerci e di rimanere integro per poter continuare a sopravvivere, almeno da questo punto di vista. Tutto finito dunque? Soltanto la disperazione ci resta? No, senz'altro no, perché già soltanto gli strumenti di conoscenza che abbiamo acquisito nello stesso ultimo periodo potrebbero essere quelli che ci indicano una via per una convivenza più armonica su questo stesso pianeta, fra gli uomini con i loro tempi e la Terra con i suoi tempi. Basterebbe volerlo. Dai!